Una città bella, un luogo di cui essere orgogliosi, che attiri turisti e investitori, facendo leva sulle tradizioni e senza essere subalterni a Pesaro. È la Fano che vorrebbe Giuseppe De Leo, ex direttore generale del comune durante le amministrazioni Aguzzi, che domenica al cinema Masetti ha presentato la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni del 2024. Un candidato a forte vocazione civica, che si colloca in un centrodestra da cui però potrebbero emergere anche altri nomi di peso. Nel frattempo, De Leo ha fatto la sua mossa, partendo da una forte critica verso la Fano di oggi. Beh, una città che è ferma dopo un decennio in cui l'amministrazione ha combinato poco e quel poco l'ha fatto pure male, e soprattutto un'arroganza, una prepotenza nel cercare di, come dire, far delle cose senza senso, no? Dalla variante Gimara a tante altre situazioni che sono rimaste ferme per anni e sono sotto gli occhi di tutti. Un degrado della città inaccettabile e soprattutto una mancanza di visione, di futuro per i prossimi anni. De Leo ne ha fatto innanzitutto una questione di competenza. Non si può amministrare una città complessa come Fano senza avere le competenze necessarie, soprattutto in un momento in cui abbiamo delle situazioni di instabilità anche dal punto di vista finanziario. Noi sappiamo che il prossimo anno probabilmente avremo di nuovo il patto di stabilità e quindi so benissimo, avendo fatto il direttore generale, che significa governare una città con un patto di stabilità. E poi ci sono anche altre situazioni che devono essere gestite al meglio, le risorse del PNRR, ma soprattutto anche risorse che vengono dalla Comunità Europea, dalla Regione. Queste risorse vanno intercettate, ma soprattutto vanno spese meglio, vanno spese bene, ma avendo una visione e un progetto strategico per la città che oggi non c'è. Prima di De Leo hanno preso la parola diversi sostenitori, alcuni dei quali provenienti direttamente dall'era Aguzzi, altri fino a oggi vicini alla giunta Seri. Nell'arringa finale sono stati diversi i temi trattati dal neocandidato, tra cui le infrastrutture, i servizi alla persona, la cultura, il turismo, ma soprattutto la sanità. L'impegno che viene messo in questo momento dalla Regione, dal Presidente Acquaroli e anche dall'Assessore Baldelli, è encomiabile sotto certi punti di vista. Viene intravista anche la possibilità di una nuova palazzina all'ospedale di Fano, ma secondo me ancora non è sufficiente. Cioè, noi vediamo un depauperamento proprio del nostro ospedale, fermo restando che giustamente si è cercato di proteggere i presidi ospedalieri che sono Pergola Urbino, ma questo non può essere ovviamente a discapito di Fano. Se siamo la terza stella del Marche, qualcosa vorrà pur dire. Al pronto soccorso è un disastro, non so se voi avete avuto modo di andare, è una cosa tragica. Tra gli argomenti più caldi, poi, c'è senz'altro la sicurezza. Cioè, in questo momento noi assistiamo a una recrudescenza, diciamo così, di questa delinquenza minorile, e non solo minorile, ci sono anche molti, molti maggiorenni, che sta preoccupando, sta mettendo in soggezione tante persone, molte persone non si sentono sicure. Vediamo che c'è una situazione di degrado in cui queste formazioni, queste baby gang, chiamiamole così, fanno il loro comodo. In questo modo emerge un senso di impunità che non è accettabile. Noi dobbiamo dare sicurezza ai cittadini, fermo restando che la diversità è una ricchezza, fermo restando che quei giovani o comunque quelle sfortunate, quelle persone sfortunate che vengono da situazioni molto difficili devono essere aiutate, reinserite nella società, ma, l'ho detto chiaramente, tolleranza zero per coloro che devastano, coloro che imbrattano, coloro che minacciano, coloro che insultano, coloro che spacciano. Su questo ci deve essere tolleranza zero. Il permissivismo non paga. Bisogna essere accoglienti, bisogna capire le situazioni che personali di soggetti che a volte hanno bisogno di essere, come dire, reinseriti nella società, ma il permenismo che sta emergendo in questa città è assolutamente inaccettabile. Questa situazione non deve in alcun modo attecchire a Fano. Il prossimo passo ora sarà una conferenza programmatica con chi, con De Leo, condivide temi e sensibilità. Io veramente pensavo di fare altro, però molte persone mi hanno chiesto di fare questa scelta, e io ho pensato che sia stato giusto, sia giusto, dare qualche anno della mia vita per la mia città.